Gira e rigira lungo la via Emilia, si va a finire sempre a Piacenza. Non poteva essere diversamente per Tramonto Divino, la rassegna enogastronomica itinerante dell'Emilia-Romagna che proprio sotto i cavalli ha concluso il suo tour. L'Associazione Italiana Sommelier di Piacenza non si è certo risparmiata. I vini piacentini nella nostra guida sono veramente importantissimi quest'anno, una grande espressione di un territorio ricco, professionale, con una grande tradizione. Numerosissime le cantine di questo territorio, perché le vallate, che sono splendidamente ad hoc proprio per la vocazione, ecco, vitivinicola, danno grande intensità, grande ricchezza e soprattutto valore in questi prodotti davvero eleganti e speciali. Quindi sono zone con un paesaggio molto bello, con dei vini di qualità, e qui stasera siamo appunto a celebrare in questa tappa conclusiva di Tramonto Divino questi vini del territorio piacentino, che anche quest'anno si sono distinti nella guida della AS Emilia. Una provincia ponte con la Lombardia, in posizione strategica. A un'ora d'auto da Milano c'è un mondo fatto di valli, di paesi, di vigneti curati e di tradizioni importanti. Anche Hemingway parlò della Val Trebbia come una delle più belle vallate che vide quando venne a fare una visita. Ma tutte le vallate, con le loro, diciamo, dalla Val d'Arda fino alla Val Tidone, hanno delle caratteristiche, anche la Val Nura, che se ne parla poco. Un mondo di valli, si diceva, come la Val Tidone, scrigno enologico e paesaggistico, dalla diga del Molato a Borgonovo, passando per Nibbiano e Caminata. Il Piacentino è una riserva gastronomica dell'Emilia, come testimoniano anniversari significativi. 20 anni dei salumi DOP della nostra terra, salame, pancetta e coppa, e una serata straordinaria perché Piacenza scrive, oltre al connubio con vini importanti, sicuramente anche nei 387 prodotti tradizionali della nostra regione, un quarto che possono essere ascritti esattamente alle produzioni, ai prodotti tradizionali locali. La guida Emilia-Romagna da bere e da mangiare continua il suo viaggio fino a Torino, dove il 24 settembre questa vetrina sarà ospite del Salone del Gusto. Non dimentichiamoci anche che Piacenza è il punto di arrivo dell'antica via Emilia, la via Emilia che parte da Rimini, il luogo da dove siamo partiti con Tramonto Divino. Quindi è una chiusura di un progetto che vede tutte le città della via Emilia e della Riviera insieme per degustare i grandi vini e i grandi prodotti dell'Emilia-Romagna. Come tutte le delegazioni di confine, anche AIS Piacenza è baricentrica rispetto alla Lombardia mediopadana. Piacenza è apprezzatissima in Lombardia nella sua capacità di vinificare e esportare quello che è il loro prodotto tradizionale, il Gotturnio. Non si fa altro che andare verso Milano, che si trova a Piacenza, ed è assolutamente importante per noi farla conoscere Piacenza. Altri protagonisti della serata, i giovani studenti dell'alberghiero di Piacenza, con l'attenzione sempre riservata da AS Emilia al mondo delle scuole. I ragazzi del primo e secondo anno, confrontarsi con un pubblico così vasto e comunque nuovo, veramente si acquisiscono competenze e professionalità non certamente a scuole spendibili. La pesca è sicuramente un piatto molto difficile per loro, però anche per l'effetto scenografico, per l'alcol che poi viene aggiunto con la vodka, che gli fa questa scena. Preso il vassoio che sembra l'albero della cuccagna e riempito il calice di Gotturnio o di Ortrugo, resta un dubbio. I piacentini sono più emiliani o più lombardi? Nel cuore siamo emiliani, la sentiamo tutto questa Emilia, quindi crediamo in tutto quello che è emiliano, in tutti i prodotti emiliani. Siamo in Piazza Cavalli, che è una piazza penso degna dell'Emilia, con i vini dei colli piacentini e i vini dell'Emilia Romagna, quindi grande occasione, grande manifestazione, abbiamo oltre 430 vini. Cala il sipario su Tramonto Divino lungo la via Emilia, ma il cavallo dei sommelier continua a galoppare, perché dopo il tramonto c'è sempre una nuova alba.